Castrovillari, siamo alla 65esima edizione del Carnevale organizzato dalla Proloco locale. Siamo col presidente. L'impressione di questa manifestazione? Un saluto innanzitutto a coloro i quali ci vedono e ci ascoltano, un'impressione meravigliosa dopo la sfilata di domenica dove abbiamo avuto 30.000 spettatori. Pensavamo che oggi, essendo martedì, giorno feriale, ci fosse meno gente, invece fortunatamente abbiamo tantissima gente anche questa, in questa sfilata di chiusura del carnevale. Siamo molto felici di essere tornati a sfilare e siamo contenti che tutta questa gente venga a divertirsi con noi alla 65esima edizione del Carnevale di Castrovillari. Martedì si conclude la 65esima edizione del Carnevale di Castrovillari. Gerardo Bonifatti della Proloco, tracciamo un resoconto? Resoconto sicuramente ottimo, straordinario, più di quello che sono state le nostre aspettative. Tanta gente, il tempo bellissimo, tantissimi gruppi mascherati, il Festival Internazionale straordinario, grandi spettacoli per 10 giorni. Siamo veramente soddisfatti per tutto quello che siamo riusciti ad esprimere in questa bellissima manifestazione che è diventata una vetrina importante per Castrovillari. Quindi l'appuntamento al 2024 con un'edizione ancora più bella. Sicuramente questa era un'edizione molto significativa perché riniziavamo dopo tanti anni di pausa, benché abbiamo anche ovviamente garantito la continuità nel 2021 e nel 2022. Oggi con questa bella edizione 2023, propedeutica a quello che succederà nel 2024 con la 66esima edizione, con altre sorprese, altre forme organizzative, perché noi già da mercoledì saremo pronti e avvieremo la prossima edizione.